Un anno e mezzo per una visita senologica, screening per le donne sospesi, per una TAC all'addome completa, 269 giorni di attesa, per un'ecografia alla tiroide ben 253 giorni, per una visita dermatologica 168, per una semplice ecografia alla mammella, all'aquila sono previsti ben 275 giorni di attesa. Questi sono solo alcuni dei numeri snocciolati dalla CGL con Anthony Pasqualone e Francesco Marrelli, che riportano l'attenzione su un problema atavico dell'ASL dell'Aquila, le liste di attesa. I tempi del nosocomio per l'utenza sono giudicati lunghissimi, troppo lunghi se si pensa che poi si accorciano con l'intramenia. Anche la CISL da tempo porta avanti questa battaglia e seppur ci sia stato l'annuncio da parte della Regione di nuovi stanziamenti, i problemi per Gianfranco Giorgi non sono stati mai risolti e rimane il malumore dell'utenza. Creano disagi ai cittadini, alle persone malate. Noi sono anni che facciamo pressione nei confronti della Regione, della ALS, ma purtroppo con esito, con scarsi risultati. Una visita senologica ci vorrà un anno e mezzo, anche di più. La TAC, alcune, non tutte, solo quelle più importanti, sono chiusi appuntamenti a tutto il 2019. Facciamo un altro esempio, lo screening che serve a tutela delle donne per quanto riguarda il tumore al seno, sono state completamente sospesi. Significa che ci sono 5.000 persone che devono essere ancora esaminate, oltre alla normale routine. La CGL ha rimarcato il fatto che bisogna integrare assolutamente subito il personale carente. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindacalista della CISL Giorgi, nonostante l'approvazione del piano assunzioni 2018 prevedesse l'immissione in ruolo di 108 unità riferite ai vari profili professionali, le procedure ancora non sono concluse. A queste si aggiungerebbero le oltre 400 del 2019-2020, ancora in attesa però di essere autorizzate dalla Regione. Personale manca e carente. Oggi abbiamo appreso, ma era stato già annunciato l'assessore alla sanità, uno stanziamento di 16 milioni di euro. Non sono tanti, ma nemmeno pochi. Ci vuole il personale.